Beh, dei miei inizi mi ricordo che volevo fare il portiere perché l'ho sempre considerato un ruolo di responsabilità, uno dei ruoli più importanti della squadra e quindi già da bambino mi piaceva e volevo prendermi questa responsabilità. Non mi piaceva avere un ruolo marginale, tenendo conto che tutti i ruoli sono importanti all'interno della squadra, ma direi che il portiere lo è di più. Ho provato a mettermi in porta perché il mio istinto mi diceva questo ed è andata bene, insomma. Sono stati 20 anni belli che ricordo con piacere. Il preparatore dei portieri ha responsabilità enormi per quanto riguardano l'area dei portieri in tutte le squadre. E qui all'Udinese io sono aiutato da un collega bravissimo e stimatissimo come Sergio Marcon. Collaboriamo e ci confrontiamo con i preparatori del settore giovanile. Per far sì che oltre il miglioramento tecnico e il fatto che siano prestativi i portieri della prima squadra, c'è anche la funzione di crescita dei portieri del settore giovanile, che è molto importante, sperando che ci siano dei futuri Meret, Scuffet e Perisan, per far sì che questa tradizione con i portieri friulani che riescono a imporsi ad alti livelli continui ancora. E voler diventare allenatore, a me la spinta è venuta dal fatto che anche negli ultimi anni di carriera da calciatore vedevo i miei preparatori dei portieri, da cui ho imparato tanto da molti di loro, e vedevo che avevo delle idee che magari nessuno fino a quel momento m'aveva proposto e delle metodologie particolari diverse che volevo provare a portare. È chiaro che poi smetti, non sai se sarai in grado di farlo, quindi ci deve essere sempre una prova, un tentativo. A me piaceva. E chi mi ha dato questa possibilità all'inizio mi ha fatto continuare, quindi voleva, insomma, ho intuito che ci poteva essere questa strada, ho continuato ad aggiornarmi e devo dire che mi piace molto e lo faccio con grande entusiasmo e mi diverto molto. La formazione costante, il confrontarsi e migliorarsi conta tantissimo. Io sono fortunato perché ho avuto dei compagni di squadre, conosco dei preparatori dei portieri stimatissimi e bravissimi che lavorano in società europee di primissimo livello, che partecipano alla Champions League, con cui ho piacere e modo e voglia di confrontarmi settimanalmente. E questo per me è motivo di grande crescita e di grande miglioramento. In un portiere il talento ci deve essere e poi c'è chi ha più talento, chi ne ha meno, ma una parte di talento ci deve essere. E tecnicamente le capacità coordinative aiutano a migliorare la tecnica in maniera esponenziale. Chiaro che chi a livello di capacità coordinative ne ha di più oppure riesce a metterle in pratica durante le esercitazioni con più qualità è avvantaggiato, però tecnicamente si migliora. A 40 anni, a 38 anni, io ho visto Bizzarri l'anno scorso, è arrivato qui a Udine a 39 anni dopo oltre 20 anni di carriera e grazie alla sua volontà e la voglia di migliorare anche e l'intelligenza di voler migliorare anche 40 anni, a fine anno che ha lasciato l'Udinese, ci ha fatto piacere che ci abbia detto che ci sono delle cose a livello tecnico che lui si rende conto di aver migliorato e questo è per noi motivo di grande orgoglio. In un portiere guarda innanzitutto la statura, prima cosa, e la struttura fisica è la seconda cosa. E so che ci sono anche portieri che giocano a grandi livelli, che non hanno centimetri, non hanno grande struttura. Personalmente non li amo molto e faccio fatica a sceglierli se un domani qualcuno mi dovesse chiedere un parere, un'opinione, perché per la metodologia che noi vogliamo insegnare o che noi vogliamo che i nostri portieri mettano in pratica, c'è bisogno di centimetri e statura, struttura, capacità condizionali per coprire lo spazio frontalmente, coprire l'area di rigore, c'è bisogno di grande esplosività e quindi tutte queste qualità ci devono essere e partono da una statura e da una struttura di livello. Se questa viene meno,
per il modo che abbiamo noi di interpretare il ruolo del portiere diventa difficile poterlo mettere in pratica. Noi tentiamo di dare ordine, tentiamo di codificare delle posizioni, di codificare dei movimenti, siamo convinti di quello che proponiamo e chi si allena con noi deve credere a quello che proponiamo, perché sennò poi metterlo in pratica diventa difficile. Chiaro che poi quando codifichi le posizioni poi la scelta e la presa di decisione spetta sempre il portiere. Noi diciamo che in certe situazioni bisogna posizionarsi in un certo modo, però poi la scelta sta a loro, perché poi sono loro che vanno in campo, devono saper interpretare la partita, i momenti, e quindi penso che a livello tecnico-tattico arrivino preparati, però la fantasia e la scelta spetta a loro, perché sennò va a finire che tu prepari dei robot e se cambia la situazione, cambia la scheda, vanno in difficoltà, e questo non deve succedere. La convocazione di Musso in nazionale è stata una cosa che ci ha fatto grande piacere a tutti, soprattutto a lui, perché ci credeva e ci sperava tantissimo. E io lessi un'intervista sua a giugno, appena arrivato all'Udinese, nel quale lui disse che la convocazione in nazionale sarebbe stato un sogno e che sperava si realizzasse. Questo sogno si è realizzato, adesso però diventa tutto molto più complicato, perché arrivare è difficile, rimanerci è complicato, vista anche la concorrenza. Quindi noi, come sempre, ci mettiamo a disposizione per aiutarlo al 110%, ma sta a lui e vedere questo obiettivo come un punto di partenza e non come un punto d'arrivo. Sarebbe un grosso errore per lui pensare che questo sia un punto d'arrivo, perché intanto noi non glielo permetteremo, però deve essere già lui intelligente a capire che la difficoltà adesso è rimanere a quei livelli. E per noi riuscire a portare via punti da Napoli sarebbe intanto una cosa possibile, perché lavoriamo per essere competitivi contro tutti, e poi perché di punti noi abbiamo bisogno, e quindi Napoli è una partita che parte dallo 0-0 e ci dobbiamo provare, ci dobbiamo credere. Ma per me è motivo di grande soddisfazione vedere già Meret e Musso che giocano uno contro l'altro, e la mia soddisfazione più grande è vedere in un futuro Musso, Meret, Perisan, Scuffet, Gasparini e tutti gli altri ragazzi del vivaio dell'Udinese, che speriamo si affacceranno in futuro nel grande palcoscenico della Serie A, tutti in Serie A e tutti che possano dimostrare il loro valore e scontrarsi uno contro l'altro. Ecco, questo sarebbe grande motivo di orgoglio. E per cui già il fatto che si incontrino due portieri con cui noi abbiamo avuto il piacere di lavorare è già una cosa che ci gratifica molto. Il risultato di 0-0, nessuno dei due portieri prende gol, è sempre positivo, però se riuscissimo a non prendere gol noi o prenderne uno in meno del Napoli e riuscire a vincere sarebbe il massimo, anche perché fuori casa è da un po' che non riusciamo a fare un colpo da tre punti, e sarebbe veramente una cosa stimolante anche per il proseguo del campionato.